Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo subito su Vagrant Story, l'esplorazione della cattedrale. Dopo aver sconfitto i vari boss che abbiamo trovato all'interno appunto della cattedrale, continuiamo ancora la nostra esplorazione. No, sono caduto. Oddio, non si è fatto nulla. Boh, meglio. Ok. Qui dobbiamo stare attenti perché dobbiamo fare un bel jump. Ottimo. Eccolo qua, un bel drago, vedete? Vi piace? Però la cosa che vi posso dire è che questo drago non viene considerato boss. Vedete? Gli riesco a fare danno, ma non viene considerato boss. Allora, Degenerate. Non glielo posso fare. Va bene, utilizziamo gli attacchi sul capo. Poi gli attacchi in combo li possiamo fare, quindi direi di approfittarne. I danni li fa, ragazzi. A parte che qua mi ha fatto un critico. E quindi diciamo che ha avuto anche un po' di culo. Però questo è un drago molto forte. Non è un boss, ma è forte. Vi posso assicurare che è forte. Aia, lento. Mancato. Già con il risk a 25 lo manchiamo. Allora, vorrei trovare quell'oggetto che mi levava 25 risk e mi curava. Eccolo. Almeno con la scusa faccio l'uno e l'altro. Ok, eliminato. Le affinità in questo caso fanno veramente. Oh, apre una. Ok, sigillo. Benissimo. Qui adesso dobbiamo andare da questo lato. Bene. Andiamo da questo lato se non erro. E ora qua non mi ricordo che dovevo fare. Ah sì, oddio. Non è riuscito a saltare. Olè, ce l'abbiamo fatta. Tira la leva, sì. Ah, è attivo l'altra pedana, ok, mi ricordavo. Ho sbloccato anche una porta. Aia. Ora io non mi ricordo se ci posso arrivare qua, ma credo di sì. Esatto. Qua non c'è nient'altro, giusto? No. Quindi devo entrare di qua. Benissimo. Aspetta. Eh sì, perché adesso devo fare poi così. E così. Perché sennò non riesco.
Esatto. Eh sì, perché questi sono i cubi quelli che volano alla velocità della luce. Oh, gambali scalanati finalmente. Guanto scalanato, occhio di Argo e pozione curativa. Ottimo. Quindi abbiamo trovato finalmente degli altri gambali. Che bello. Ah no, ma non era l'elmo. Cosa ho trovato? I gambali, che sono decisamente ottimi. E un altro guanto. Sì, un altro guanto scanalato. Questa hanno un'ottima affinità, però va bene. Direi che per quanto riguarda le statistiche, ci sta. Ci sta, ci sta assolutamente. Adesso devo andare sulla piattaforma che è qua, che mi farà scendere, giusto? Sì. Oddio. Sì, adesso qua se non sbaglio devo riempire. Sì, devo riempire il vuoto con tutte queste casse per riuscire a salire sul. Riuscire a salire sul cubo. Sarà un bel casino, anche perché non mi ricordo adesso come fare. Devo pensarci un attimo qui. Allora, ci penso un attimo e poi ve lo faccio vedere. Allora ragazzi, praticamente ho visto che bisogna giocare con le casse di legno per far sì che le casse metalliche possano arrivare a costruire qui una sorta di ponte. Vedete, dobbiamo riuscire praticamente a fare un ponte per raggiungere il cubo. Quindi è un bel casino, è un bel casino. Proviamoci insieme, vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, se io faccio innanzitutto così, poi così e così, già queste due casse di metallo riesco a buttarle giù. Quindi una e due. Poi, se faccio uno e due, poi uno e due e tre, posso fare così. Poi faccio così e così e così, posso fare in questa maniera. Esatto. E spostando anche le casse di legno dovrei riuscire ad arrivare a costruire questo ponte, giusto? Perché faccio così uno. Sperando di fare tutto giusto, perché almeno credo. No, non mi ci fa arrivare così. Aspetta, aspettate, aspettate. Adesso ci riprovo, voglio vedere un'altra cosa. Sì, se magari mi salti. Ecco, ok, ragazzi. No, 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 lo riusciamo a fare, non vi preoccupate. Lo riusciamo a fare. È abbastanza semplice come enigma. Sono io che ho sbagliato perché devo fare.
devo fare questo. Devo eliminare una di queste casse in modo tale da poterla spingere qui. Vedete? E già fare una prima base. Ho sbagliato questo, praticamente. Quindi 1, 2 e 3. Adesso dovrei riuscire ad arrivarci. Vediamo se la mia intuizione è corretta. Forse ho capito un'altra cosa da fare. Forse ho capito un'altra cosa da fare, perché vedete? Adesso io se spingo questa cassa qua non riesco ad arrivarci, mentre invece rompendola una posso spingerla. Ah, ok, ho capito, Ok, ho capito cosa fare. Praticamente quando resta una sola cassa da buttare, di quella metallica, devo spostare prima quella di legno, in modo tale che mi crea lo spazio successivamente per poter spingere quella metallica. Ok. Lo facciamo insieme, almeno sappiamo come fare. No! Dai, non ci credo. Ok. Piccolo taglio, così vi risparmio la fatica di fare sali e scendi. Allora, cominciamo così. Anzi, no, aspettate, prima devo fare... infatti, stavo facendo la cagata. Ok. Allora, cominciamo. 1. Due. Ah no, ho sbagliato, quindi quando ne restano due. Ok, altro taglio. Quindi dopo queste due praticamente. Allora, prima andiamo a spaccare. Benissimo. Quindi quando ne restano due praticamente. Cioè dopo queste, dopo che lancio queste due. Sì, esatto. Perfetto. Dopodiché.
facciamo una. Aspetta, perché lì tecnicamente dovrei mettere forse quella di legno. Prima quella di legno e poi quella di metallo dovrei mettere. Quindi forse devo fare prima così. Ecco, così è già in posizione. Mentre invece questa adesso la metto qua. Questa la sposto così. Questa la spacchiamo. E questa la posso spingere qua. Yes. E posso aprire il baule. Ce l'abbiamo fatta. Scudo ovale. Ok. Quindi altri equipaggiamenti. Ci stanno preparando per il combattimento finale. Olè, ce l'abbiamo fatta. Da qui non possiamo andare. Per cui devo assolutamente salire. No, perché non sali, dannato. Dai, non ci credo. Olè. Ah, torniamo indietro. Devo tornare indietro nella stanza dove abbiamo sconfitto il drago di prima. Quindi rifacciamo. Perché non riesce più a saltare? È diventato handicappato. Ecco, ora ce l'ha fatto. Oh, finalmente. E adesso dobbiamo andare da questo lato. Non ricordo se qua ci sono boss in questo momento. No, non ce ne sono, ok. Aspettate, perché io mi ricordo che forse qua c'erano le trappole. Io Eureka non l'ho mai utilizzato, ma credo di doverlo avere qui. Vediamo. Questo è il momento per l'appunto di utilizzare. Eureka. Ecco, lì c'è una trappola. Mi ricordavo che c'erano le trappole qui. Ok. Allora, dovrei proseguire se non sbaglio per questa porta qua a destra. Ora, i ricordi ce li ho così. Sì, perché qua ci sono gli scheletri. Che vengono one-shottati miseramente. Radial Surge 3, dannato. Porca putt... Sono sopravvissuto, non so come, ragazzi. Non devo dargli scampo. Ok. Madonna mia.
Non capisco come. No, cioè, non mi ha ucciso veramente per poco, ragazzi. Veramente per poco. Ok. La porta è stata sbloccata. Abbiamo sconfitto il Lich. Il capo dei Lich, tra l'altro. Questo era il Lich Supremo, se non erro. E adesso posso andare dall'altro lato. Cioè nella porta quella opposta. Madonna mia, mi sono veramente cagato sotto. Oddio. Qui adesso. Esatto, dovevo fare il giro. Mi ricordavo. Me lo ricordavo. Qui scendiamo. Allora, questo è un glitch normale, quindi alla fine. Porca puttana, mi fa lo stesso un sacco di danno. I miei danni contro gli zombie e il resto ormai è tutta frenesia. Curiamoci per benino. Bene. Ehi, lì c'è là sopra. Maledetto, basta. Madonna! Non ci credo. Ottimo, meno male che questo muore facile. Allora, mano morta. Va bene, il sigillo che mi serviva, cresce gli HP e qua explosion. Bene. Questo era il sigillo che mi serve appunto per dove dobbiamo andare, altrimenti sarei rimasto bloccato. Quindi torniamo indietro. Ce l'ho fatto a primo colpo, grande. Ok, adesso dobbiamo andare di qua, perché là la porta è ancora chiusa, non la posso sbloccare. E adesso qua non mi ricordo dove dovevo andare. Forse dovevo andare di qua. Perché là ancora non ci devo andare. Se non mi ricordo mai, Madonna, non mi ricordo nulla. Allora scendo, perché qua dovevo scendere. Adesso devo andare di qua, se non erro. No! Esatto, adesso dobbiamo andare di qua. La cattedrale è un po'. È un po' malata come. Infatti, io mi sono scritto praticamente le porte dove devo andare. Perché sennò mi sarei perso, ragazzi. Mi sarei perso. Allora. Ecco, qui c'era un save point. Mi ricordavo. Quindi salviamo. Ok, anzi no.
Salviamo. Madonna ragazzi, veramente ricordarsi tutte queste cose, cioè a parte ricordarsi, le sono andate a leggere, me le sono segnate perché non me le sarei ricordate mai e poi mai in quest'ordine, sennò ci sarei stato veramente un'infinità. Perfetto. Posare oggetti inutili? Ne ho oggetti inutili? No, vabbè, non c'è bisogno, male che vada mi scarto quelli che ho già. E andiamo avanti. Ecco, qui adesso posso utilizzare la piattaforma che abbiamo sbloccato precedentemente. Ecco, qui è il sigillo che abbiamo preso prima. E adesso qua, se non sbaglio, c'era un altro boss. Ah no, è il drago, ok, sì, ma non viene considerato boss. Già lento subito. No, lento. Aspetta. Io mi ricordo che questo picchiava forte. Ho sfruttato il critico. Spero che sia morto lo stesso. Sì, ok. Ecco, l'altro sigillo. Ottimo. Qui non c'è nient'altro da fare. Ok, possiamo tornare indietro. No, ho sbagliato. Apri. Ok. Ok. A questo punto devo tornare proprio indietro, indietro. Anche perché qua adesso dovevo affrontare un boss. Sì, qua me lo ricordo. Sì. Ok, adesso invece devo andare da questo lato. No, forse non dovevo andare da questo lato, perché qua già ci siamo stati. Oddio, ora qual era la stanza? Non me la ricordo. No, no, era questa la stanza. Esatto, perché qua devo prendere la piattaforma. Ah, esatto, e qua devo risalire adesso, perché dobbiamo arrivare praticamente quasi alla cima. Sì, perché adesso qua devo salire anche da questa piattaforma, se si aggrappa. Sì, ok, ce l'abbiamo fatta. Oddio. Io adesso devo andare qui nella stanza qui. Ottimo. E qui adesso devo utilizzare la magia fixate. Perché... però devo utilizzarla nel momento giusto.
No, aspetta. Ecco, penso che questo qua sia il momento giusto. LOL. Lololo. E vabbè. Ce l'ho fatta. Ok. E adesso però dove dovevo andare? Sì, penso nella porta qua centrale, perché nelle altre non ci posso andare, sì. Esatto, ho utilizzato il sigillo. E qua ragazzi, boss. Forse uno degli ultimi praticamente. Sì, perché siamo praticamente alla fine qua. Lui era un fantasma elemento terra, se non sbaglio. Se non ricordo male. Allora, qui devo utilizzare la Luft Fusion, che io credo di non avere mai usato. Esatto. Esatto. Poi forza su, al solito. Classica strategia. Potenziare noi, indebolire l'avversario. Oddio, non ho le armi equipaggiate. Ah, ok, mi leva pochissimo. Mi leva veramente pochissimo. Forza giù. Una piccola cura ci sta sempre. Oddio. Ok. Lui può essere colpito con le combo, quindi direi di approfittarne. Il busto è la parte più vulnerabile. Ok, sconfitto. Rank Destroyer. Agilità più 2. Ecco, sigillo palma, perfetto. Che è quel sigillo che mi serve nella stanza, quella dove c'era il drago. Merlos. Ci stiamo avvicinando, ragazzi. Ci stiamo avvicinando alla fine. Riesce a ferire Sydney.
Finalmente si inizia a scoprire la verità. Il duca è il padre di Sydney. E infatti quel ragazzino è suo fratello. Aia. La situazione inizia a diventare pesante, inizia a diventare bella pesante, bella soprattutto interessante perché bisogna anche vedere effettivamente fino a dove può spingersi una persona per raggiungere il potere. E ora non so se però ci arrivo fino a là. E infatti. Immaginavo di non poterci arrivare. No, ma neanche così ci arrivo. Ecco, così. Così dovrei arrivarci. Benissimo. A questo punto devo tornare indietro. Come vi stavo dicendo. Ah, posso gettarmi anche da qua? Sì. Perché devo tornare indietro nella sala dove c'era il drago rosso. Ora, dov'era il drago rosso? Oddio. Ecco, era qua, però. Ecco, sì, forse devo andare di qua e poi a destra. Sì. Sì, esatto. Adesso qua possiamo sbloccare la porta con il sigillo di prima. Ok, adesso qua se non sbaglio devo risolvere l'enigma. Allora. Madonna, ora qua non me lo ricordo più. Vediamo se era così, ma io. No, ma così cosa concludo? No, no, aspetta. Un secondo. Madonna, che palle sti enigmi. Allora. Devo spostare questi qua. Allora, dovrebbe essere così, in modo tale che io poi. Madonna, starnuto. Dovrebbe essere così, giusto? In modo tale che io poi faccio così. Così. Esatto. Madonna mia, pensavo di non farcela. Ok, qui abbiamo utilizzato un altro sigillo. E qui dovrebbe esserci addirittura il penultimo boss.
Allora, utilizziamo subito Heracles. Lui è non elementale, se non sbaglio. Dovrebbe essere non elementale, quindi è inutile fare... diciamo, inutile fare delle altre... diciamo, delle protezioni extra. Posso fare un Degenerate? Sì, per buttargli la forza down. Ah no, forse lui è luce o oscurità, se non ricordo male. Madonna, Meteor livello 3. Ah vabbè, dai, non mi ha tolto tantissimo. Pensavo peggio, ok. Vabbè, dai, ci sta. Lui, se non sbaglio, lo posso colpire con le catene. Sì, lui non le para. Bene, sconfitto. Easy. Agilità più uno. Grimorio Meteore, figo. Ed Elisir dei Dragoni, ottimo. E abbiamo sbloccato l'ultimo piedistallo. Ora, la cosa che qua arriva, ragazzi, è la parte finale. E la parte finale, perché appunto qui adesso, oddio, sali, andremo ad affrontare il boss finale. Però io in realtà volevo fare, diciamo, delle, diciamo, volevo, come dire, potenziarmi, volevo fare delle cose sciccherie, no? Volevo farle un po', volevo completare il gioco davvero figo, ecco. Però ho anche riflettuto sul fatto che per sbloccare altri contenuti bisogna necessariamente finire il gioco, perché una volta finito il gioco si potrà ricominciare un New Game Plus, dove praticamente si possono fare delle cose eccezionali. E quindi io direi che posso tentare per l'appunto di finire il gioco adesso. Quindi facciamo una puntata un po' più lunga dove andrò ad affrontare anche il boss finale, quindi andremo ad affrontare il boss finale, e poi comincerò una serie di video, magari giusto così per diletto, no? Per farvi vedere un pochino le varie cose del gioco, e quindi alla fine vi farò vedere tutto quello che si può fare dopo il gioco, che rende tutto ancora più bello, ve lo posso assicurare. Dunque, siamo pronti, gli MP sono carichi, dovrei effettivamente forse riparare l'arma, perché comunque l'arma credo che sia è un pochino danneggiata, ma non troppo, pensavo peggio. Bene, ragazzi, ci siamo, verso il boss finale. Bene. Non ho bisogno di saltare, a quanto pare, perché... infatti, la piattaforma arriva fino a là. Ok, allora, sono stato un pollo io. Niente, scusate. Qui non c'è nulla. Ok, quindi devo entrare semplicemente. Eh sì, ragazzi, ci siamo. Ecco qua. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Saliamo con la piattaforma. Ed ovviamente un bel salvataggio
direi che ci sta alla grandissima. Quindi, salviamo. Voglio fare tutto in questa puntata ormai, perché credo che sia la cosa migliore. È inutile fare un'altra puntata solo col boss finale e poi, diciamo, non darvi tutto il contenuto. Preferisco fare una cosa completa, anche se la puntata verrà un po' più lunga, non mi interessa. Sono però felice del fatto che comunque posso farvi vedere tutto in un'unica volta. Almeno io sono di questa opinione. Atrio, ci siamo ragazzi. Ci siamo. Saliamo in cima alla cattedrale. Mamma mia, ogni volta che vedo il finale mi viene un batticuore. Vedete? Il boss finale si divide in due fasi. Un primo boss e un secondo boss. Ma ne parliamo a breve. Qui nel frattempo, come potete vedere, si sta effettuando il rituale. Anzi, forse si è già effettuato, se non ricordo male. Sì. Si è già effettuato il rituale. Gli ha strappato il tatuaggio. In fin dei conti Sidney non era il cattivo. In realtà Sidney non era il cattivo. Si è rivelato essere Gildersten il cattivo, ovvero l'uomo della chiesa. Messaggio particolare, no? Che ne pensate? Comunque. Eccoci qua. Il finale. Oh mio Dio. Lui si è incollato praticamente la pelle di Sidney alla schiena, non so come. Ale. Aia. Occhi bianchi. Ed eccoli la spada leggendaria, il patto di sangue. Lui è cambiato, guardate, è diventato una specie di zombie. Allora, utilizziamo subito e anche un bel prostasia. A lui non funzionano né degenerate né niente, quindi ragazzi,
è inutile che ci tentiamo, anzi ve lo faccio anche vedere. Vedete? Degenerate non funziona, Tarnish non funziona. Io però comunque, vedete, riesco a fare parecchi danni. Dispel, ovviamente. Per togliermi tutti i status benefici. Allora, riutilizziamo Heal. Per recuperare un po' degli HP che giustamente abbiamo perso. Magari Prostasia non lo utilizzo, utilizzo solo Heracles. Alla fine il mio equipaggiamento è già buono. Leviamo giustamente un po' di meno. Ok, primo boss finito. Eh già, la realtà è che la famiglia era la sua. Nuova location. E nuovo boss finale.
Allora, gli HP ce li ho messi bene, però voglio fare una cosa. Voglio utilizzare... No. Dov'è quello che mi cura 25 risk? Eccolo. Benissimo. Magia Apocalypse, che è quella sua più forte. Non mi ha tolto tantissimissimo. Adesso utilizzo... No. Cresce gli HP, no. Volevo quello che mi curava, ecco, 100 HP e 100 MP. In modo tale da fare questo. Qua devo mettere assolutamente Prostasia. E devo necessariamente curarmi. Qua devo tenere sempre gli HP alti, se non al massimo addirittura. Ok, altra magia, Judgment. Ma che gli è preso? Ok, fino a un tot di chain non posso fare più, ragazzi, quindi purtroppo è così, sarebbe stato troppo bello a quest'ora. Allora, qua devo fare necessariamente un bel... no, dov'è quella che mi... Allora, innanzitutto la pozione del vero, che mi ridice, che mi riduce il risk a zero. Poi devo fare faccio una bella pozione recupero, tanto recupero tutti gli HP. Ok, e a questo punto devo cambiare l'equipaggiamento e mettere attacco forza, attacco int. Metto una bella magnolia Frau e uno scudo ovale. Mi rifaccio l'equipaggiamento su e devo aspettare adesso praticamente che lui mi faccia l'apocalisse di sangue. Ok, forza su si è ridotta, ma non mi interessa.
Io non so effettivamente quali altre magie ho. Elisir dei dragoni che mi aumenta l'agilità. Ma sì, perché no? Agilità più 1, bella cagata. Non c'è qualcosa che... Il nemico schiacciato, ripristino HP. Terra Guard, ma non mi serve. Non c'è altro che debba utilizzare. Qua utilizza Apocalisse. Leva un casino. Mi leva davvero un casino. Proviamo. Perché con gli HP giusti potrei riuscire forse a sopravvivere, ma non lo so. È una cosa molto molto particolare. Aspettare che mi faccia adesso. Oddio. Equipaggiamento su immediatamente. Apocalisse. Apocalisse mi fa... Mi fa un bel po' di danno. Che adesso non me lo sta facendo più il battesimo di sangue. Non me lo sta facendo più. Ne devo approfittare. Lo so, perdo equipaggiamento. Oddio, ma non gli levo niente.
Sono riuscito a riprenderlo. Ok, allora, impegniamoci. Andiamo giù di combo, belle pesanti. Sì, l'abbiamo sconfitto. Olè, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, che parto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. E sono stati anche fortunati che non ci ha fatto il patto di sangue. Siamo stati fortunati che non ci ha fatto il patto di sangue. Mamma mia. Davvero fortunati, ragazzi. Davvero, davvero fortunati. E adesso possiamo goderci finalmente il finale. Tutti i mostri che abbiamo affrontato durante il gioco, perché adesso la città, come ci ha detto appunto Sydney, verrà distrutta, non essendoci nessuno al potere, tra virgolette. Addirittura Porto Sydney fuori. Il patto di sangue sulla schiena del nostro agente Riot, che ha sconfitto ovviamente. Lagga un pochettino, però ragazzi, purtroppo questa è l'emulazione, non posso farci nulla. Il nostro maledetto boss Gilderstan. Finalmente fa la fine che merita. Oh, è tornato a parlare.
E qui adesso c'è il riepilogo. Ciao Sydney, è tornato. E Sydney non è più immortale, avendo perso il patto di sangue. E già, ha liberato dalla sofferenza suo figlio. Che ha portato questo fardello addosso per parecchio tempo. Ora giustamente ha i poteri che aveva Sidney, quindi può manomettere le menti delle altre persone. Quindi può far credere loro altro. E così nacque la storia del vagabondo, il Vagrant. Quindi il nostro Ashley Riot è diventato il portatore del patto di sangue. E praticamente è come se fosse diventato un Sydney 2.0. The Phantom Pain. Come Metal Gear Solid. E qui ovviamente abbiamo i titoli di coda. Con tutti gli artwork. Con tutto di tutto. E ovviamente tutto ciò che ci serve vedere nei titoli di coda. Missione compiuta, quindi abbiamo finito praticamente tutto. Mappa esplorata 74%, che diciamo a questo livello è sufficiente perché ancora tante cose non le potevamo esplorare, non avendo diverse chiavi e diversi sigilli, che però si potranno ottenere adesso, perché salvando, adesso vi farò vedere, andiamo qua nella memory card 2, facciamo un blocco completamente a parte, ecco qua, salviamo qui, praticamente potremo ricominciare il gioco, però con un New Game Plus. E il New Game Plus è tanta roba e scoprirete anche perché, adesso lo vedrete. Infatti, completato uno e come potete vedere adesso appare il simbolo del patto di sangue. Ovviamente si ricomincia e vi faccio vedere soltanto l'inizio. Dopodiché staccherò e comincerò una serie speciale di questo Vagrant Story dove appunto continueremo l'avventura di Ashley con il patto di sangue. E continuando l'avventura col patto di sangue, sarà tutto completamente diverso.
e lo vedrete, sarà tutto completamente diverso. Non solo la facilità del gioco, perché giustamente, ma io vi farò vedere soltanto le parti extra, le parti bonus, non tutto. Perché come potete vedere qui, il gioco ricomincia esattamente da capo, da come lo abbiamo cominciato. Per cui saltiamo tutto e vi faccio vedere subito una cosa. Che non credo di ricordare, cioè credo di ricordarmela bene, ma se così fosse è da wow. Proprio ti fa venire la voglia di rigiocarlo. Eccolo qui. Noi abbiamo il nostro Ashley Riot, come potete vedere, con tutto quello che avevamo prima, quindi HP, MP, tutto potenziato, ma ciò che devo farvi vedere, se ricordo bene, vediamo se era no. No, mi ricordavo di aver ottenuto l'altra arma, invece forse ancora no. È perché probabilmente la devo craftare. Però adesso la posso craftare perché avrò la possibilità comunque di gestire meglio le mie risorse. Come potete vedere, ovviamente, ho ricominciato praticamente il gioco, ma ho ricominciato. Vedete tutti i forzieri che possiamo riprendere. Vedete, in legno, in cuoio, in bronzo. Tutto quello che ovviamente era presente all'interno del gioco. Punti di salvataggio. Vedete, non abbiamo ancora sbloccato. Cioè, vabbè, queste magie le abbiamo sbloccate perché giustamente sono tutte magie che abbiamo ottenuto già, quindi è tutto nostro. Però il teleport ancora non c'è, giustamente. E mi sembra logico. Vi faccio vedere il fatto che il gioco diventa estremamente semplice, ma non è finita qui. Perché adesso, come vi ho detto prima, comincerò una serie extra dove vi farò vedere tutto quello che ancora manca. Mancano parecchie cose e le si possono fare solo dopo aver completato il gioco. Quindi io direi che per il momento è tutto. Vi ringrazio per aver seguito la parte di storia comprendente Vagrant Story e ci vediamo con i video speciali. Alla prossima!